Spaventosi scoppi dei depositi di proiettili a Vergiate, terribili effetti delle esplosioni, case scoperchiate, lesionate, paesi resi inabitabili, l'esodo degli abitanti, le vittime, i soccorsi, le ripercussioni a grande distanza, le prime impressioni sulla gravità del disastro, un quadro impressionante. Questo fu il titolo della cronaca prealpina del 27 novembre del 1920, il giorno successivo a quella tragica esplosione. Oggi è l'anniversario di quella tragedia che ha colpito la nostra comunità, ma non solo, anche diverse comunità intorno a noi. Alle 12:45 minuti di quel 26 novembre del 1920 ci fu il primo scoppio nelle officine elettrochimiche Dottor Rossi, comunemente chiamate da tutti polverificio. Avremmo voluto organizzare diverse iniziative per ricordare questo momento. Purtroppo la pandemia non ci ha consentito di poterli vivere in presenza e allora abbiamo deciso di realizzare questo filmato. Voglio pertanto ringraziare il dottor Magioni Matteo e Massimo Squillario per aver realizzato e donato alla nostra comunità questo importante video. Colgo anche l'occasione per ringraziare l'assessorato e l'ufficio cultura per aver coordinato l'organizzazione di questa iniziativa. Buona visione. Buongiorno a tutti, ringrazio il Comune di Vergiate, la persona del Sindaco Maurizio Leurato, l'Assessore alla Cultura Antonella Paccini per avermi invitato a tenere questa videoconferenza in occasione del tragico centenario dello scoppio del polverificio di Vergiate. Devo dire che ho un po' di difficoltà a parlare proprio in una situazione come questa in cui ci troviamo. Diciamo che chi studia la storia dovrebbe aver mai maturato dei baldi anticorpi della storia, tanto per rimanere anche nei temi attuali. Uno storico scrisse che i periodi felici dell'umanità sono le pagine vuote della storia. In effetti noi, per fortuna, per 70 anni abbiamo scritto poche pagine di storia. Adesso siamo in piena storia, una brutta storia. Non è la prima volta che la nostra terra viene attraversata da una pandemia, ma è la prima volta che succede in un'epoca così moderna, tecnologica, dove le informazioni viaggiano a tempo di record. E la storia serve proprio a questo. La storia non si ripete, quello che si ripete invece sono i grandi errori storici, perché gli uomini non vogliono imparare dai propri errori. E quindi è giusto ricordare quel tragico evento di un secolo fa, dello scoppio della polveriera, perché ci può aiutare a migliorare i tempi attuali, che certamente non sono facili, e soprattutto è giusto ricordare che quando scoppiò quella polveriera, il polverificio di Vergiate, era l'anno 1920, era un anno particolare. Da pochi mesi, meno di due anni, era finita la Grande Guerra, che fu un massacro per l'Italia. L'Italia uscì dalla Prima Guerra Mondiale completamente distrutta. Subito dopo la guerra ci fu la pandemia della spagnola, che uccise altrettante persone, ci fu il biennio rosso e poi l'avvento del fascismo. Quindi è giusto ricordare in questo momento quei tragici eventi che poi scoppiarono esattamente un secolo fa, in un momento molto particolare per tutta la nostra nazione. Io volevo anche ricordare che per quanto riguarda lo scoppio del polverificio, nel 1976 era stato pubblicato questo bellissimo opuscolo fatto molto bene da Elso Varalli. Elso Varalli era una persona magnifica, è stato per tanti anni sindaco di Sesto Calende, un grande sindaco, ma soprattutto fu un grande storico locale, e lui capì l'importanza di quel tragico evento e volle fare una grande ricerca che poi raccolse in questo volumetto, questo fascicolo che spero che poi riproducano, proprio nel 1976, quindi un anno particolare. Io oggi non voglio fare una conferenza degli eventi particolari di quel polverificio, voglio però incentrarmi sui motivi per cui è scoppiato, per cui c'è stato quello scoppio,
ma soprattutto per capire cosa ci faceva un polverificio, una polveriera a Vergiate. Quindi lo scopo di questa mia conferenza è capire perché proprio a Vergiate c'era una polveriera e non è stata creata invece a Legnano, a Milano o a Verona o in altre zone più vicine al fronte. Quindi, per capirlo, oggi farò purtroppo una lunga premessa di storia economica di Vergiate, però ci aiuterà a capire perché è stata creata proprio qui una polveriera. Vergiate faceva parte della provincia di Milano fino al 1927. La provincia di Milano era poi divisa in circoscrizioni, noi facevamo parte della circoscrizione di Gallarate, che era una delle circoscrizioni più ricche d'Italia perché vi erano tante imprese tessili. La circoscrizione di Gallarate poi era divisa in tanti mandamenti o distretti e noi facciamo parte del distretto di Somma Lombardo, che comprendeva appunto Vergiate, Casorate, Arsago, Volasecca, Sesto, Sumirago e via dicendo. E questo distretto nell'Ottocento aveva una particolarità storico-economica. Aveva la più bassa percentuale di terra coltivabile di tutta la provincia di Milano, ma la più alta densità di abitanti per chilometro quadrato. Com'era possibile che nell'Ottocento, quando ancora vi era un equilibrio agricolo-commerciale, potesse esistere un'area così densamente abitata in una situazione di agricoltura precaria? Il motivo era dato dall'addensamento di numerose attività commerciali e artigianali lungo la strada del Sempione, che una volta si chiamava la Mercantera e che collegava Milano al Lago Maggiore, ma soprattutto per la presenza della vivace e florida navigazione sul fiume Ticino. Per secoli il fiume e la strada furono gli elementi portanti dell'economia del nostro territorio, che avevano il loro punto di interconnessione nel porto di Sesto Calende, attorno al quale si sviluppò quella ricchissima attività elusiva, poco conosciuta e poco documentata, che fu il contrabbando. Quindi per secoli il fiume e la strada furono gli elementi portanti dell'economia del nostro territorio. E com'era appunto composto com'era composta la struttura agricola del nostro territorio? La vediamo proprio in questa tabella numero 1, dove vediamo che Vergiate e Sesona, del 1836 questa tabella, Vergiate e Sesona erano comuni a sé, avevano una superficie di aratorio, vuol dire di terra coltivabile, meno del 30%, cioè meno di un terzo del territorio di Vergiate poteva essere coltivato. E cosa si coltivava? La rotazione era biennale, il primo anno si metteva segale, miglio, mais e poi si alternava con patate. La terra era talmente povera che non si poteva neanche coltivare il frumento, il grano bianco. Poi c'era pochissima vite, meno del 5%. Prato irriguo non ce n'era, a parte nelle zone di Cimbro, alcuni prati, qualche ettaro di prato irrigato dal torrente Strona. Purtroppo, perché se c'erano tanti ettari di prato irriguo era un bene, perché in un ettaro di prato irriguo potevi benissimo allevare senza problemi 4 capi di bestiame. E avere tanto bestiame significava avere tanto letame, quindi tanto concime, avere tanti treni d'aratura, quindi aumentare proporzionalmente la terra coltivabile. Prato asciutto mediamente il meno del 10%, la caratteristica del nostro territorio è la presenza di brughiere e di boschi, più del 50%, quindi oltre il 50% era terra non coltivabile, brughiera. Nella seconda tabella vediamo la distribuzione invece delle colture nelle varie frazioni di Vergiate, Cimbro, Corgeno, Quirone, Sesone e via dicendo. L'aratorio era il 20%, con punta del 27% Sesona, proprio dove scoppiò lungo Sempione, dove scoppiò la polveriera. L'aratorio vitato, cioè campi a vite misti anche a coltivazioni di granaglie, 5%. Bosco e brughiera, 50%, con picco della brughiera del 60% proprio a Sesona. Pascolo 8%, Prato 4% e una densità di abitanti per chilometro quadrato di 130, con punte di 144 a Cimbro e 166 a Corgeno. E qua vediamo un po' di foto della situazione agricola del nostro territorio. I nostri contadini vivevano a mezzadria, vuol dire che la produzione dei terreni veniva divisa a metà fra il contadino e il proprietario. Il contadino poi doveva anche pagare l'affitto dei caseggiati, lavorare alcune giornate gratis per i proprietari e i contadini si dividevano in due categorie.
i massari e i pigionanti. I massari erano quelli più numerosi, avevano in affitto circa 50 perdite di terreno e avevano anche 4 buoi. I pigionanti mentre erano quelli più, erano meno numerosi, avevano solo una quindicina di ettari di terreno e una sola mucca. E che tipo di contratto c'era? Appunto, la mezzadria. E come vivevano i nostri contadini? È interessante leggere questa relazione che è stata scritta a fine 800 da Ercole Ferrario, che era un deputato di Gallarate al Parlamento, membro dell'inchiesta agraria, che così descriveva le condizioni dei nostri contadini, proprio del nostro distretto. Le condizioni dei contadini erano sempre misere, alloggiavano in case anguste, mal riparate da intemperie, sporche, con i piani terreni umidi e privi di pavimento, e per la scarsità di combustibile si riparavano le stalle, dove anche di giorno le donne filavano o rattoppavano cenci. Anche i cortili erano malsani per la presenza di mucchi di letame misto a erica e pozzanghere stagnanti. Poveri erano anche gli alimenti dei coloni, con formentone cotto in polenta o ridotto in focacce, oppure pane di segale, pomodori, fagioli, cavoli, un po' di riso condito con lardo o olio di ravizzone. Pochi potevano cibarsi di latte, burro e uova, e i più fortunati potevano gustare qualche volta l'anno un po' di carne suina. Molti contadini si cibavano di prodotti seccati, come la zucca, che tagliata in fette era consumata in inverno. I funghi secchi di brughiera erano poi in assoluto di migliore qualità, ma venivano vendute alle famiglie più agiate che li utilizzavano come aromi. I vestiti erano sempre gli stessi, un logoro cappotto militare comprato da qualche cenciaio, oppure vestiti belli per i giorni festivi, senza però darsi pensiero per le biancherie. Altro problema erano le numerose osterie, che si moltiplicavano a dismisura, pronte a ritirare i miseri guadagni in acquavite, liquorace e vino, a causa dei quali poi il contadino, come l'operaio, avrebbe dovuto spendere i suoi ultimi risparmi in medicine. Attenzione a questo passaggio. Durante il dominio austriaco, i più arditi fra i giovani contadini, allettati dalla vicinanza del Piemonte e della Svizzera, si davano volentieri al contrabbando, da cui traevano un non piccolo guadagno e che li abituavano a una vita di avventure. Tolto il contrabbando, cotesti giovani male si acconciavano alla faticosa, uniforme e povera vita dell'agricoltore. Perciò, e anche per una certa inquietudine e vaghezza di avventure contratte nella vita del contrabbandiere, si diressero negli Americhe. I più che tornarono erano quelli che erano riusciti a migliorare la loro situazione, tanto da comprare qualche ettaro di terra. L'istinto all'imitazione delle masse, lo stimolo della miseria, il malcontento e le costrizioni militari spinsero questo fenomeno a dimensioni spaventevoli. Ho voluto citarlo perché è molto importante anche per il dopo. Proprio a Vergiate, e qua vediamo alcune foto del panorama di Vergiate a inizio secolo e a fine 800, proprio a Vergiate si sperimentò un contratto in cui proprio il sindaco, lui stesso, un suo incaricato, doveva valutare al termine appunto, della scadenza del contratto le migliorie fatte dai contadini. Sì, perché quando scadeva il contratto c'erano proprio problemi e liti fra contadini e proprietari sulle migliorie, sulle scorte portate, soprattutto sulle piante di gesso, i muroni piantati. Quindi ho voluto fare una promessa anche molto agricola su Vergiate perché? Perché guarda caso, ho il santo patrono che si è poi festeggiato pochi giorni fa a Vergiate, è San Martino. E l'11 novembre a San Martino scadevano proprio i contratti agricoli dei contadini. E abbiamo poi un'altra statistica per quanto riguarda il numero di abitanti. Vergiate passa da 2.395 abitanti del 1850 a 2.992 del 1861, Unità d'Italia si aggrega con la frazione, col paese di Sesona, per arrivare a 3.471 del 1881. Ha quindi un buon incremento della popolazione rispetto ai paesi vicini come Somma, Gola-Secca e Sesto, che basavano di più la loro economia sui mercanti, sul commercio, soprattutto sulla navigazione sul fiume Ticino, che crollò proprio con l'Unità d'Italia, perché con l'Unità d'Italia arrivò la ferrovia a vapore, ma soprattutto crollò il contrabbando con l'altra sponda piemontese, che una volta era uno stato diverso. La popolazione passò da Vergiate, a Vergiate passò dal 1861 Unità d'Italia, da 2.992 a 4.418 nel 1901, quindi Vergiate a inizio secolo ebbe un notevole incremento della popolazione.
però era soprattutto, l'economia di Vergiate era soprattutto incentrata, come detto prima, sull'agricoltura. Non c'erano industrie, non c'erano opifici. Ma perché non c'erano opifici a Vergiate e c'erano a pochi chilometri di distanza a Busto, a Castellanza, a Legnano, a Gallarate? Perché quell'area diventa un'importante area dell'industria tessile cotoniera, mentre a Vergiate non c'è neanche un'industria tessile? E lo capiamo da questa figura che mostra il numero di telai della provincia di Milano del 1845. Una caratteristica di Busto e di Gallarate è che allora vi erano migliaia di contadini, operai, che nelle stagioni morte dell'agricoltura stavano nelle cascine tessendo il cotone e filando la seta. La fabbrica moderna non fa nient'altro che prendere queste migliaia di abili contadini che sapevano già tessere il cotone e portarli in una fabbrica moderna. Vergiate non ce l'aveva, infatti da questa tabella vediamo che Busto e Gallarate insieme avevano 5.000 telai nelle cascine. Il distretto di Somma, il nostro, ne aveva solo 60. Questa è una distinzione molto importante per capire perché qua non si è diffusa già in quel periodo l'industria tessile. E a Vergiate la prima industria, o meglio il primo opificio, viene creato solo nel 1882 ed è un opificio primitivo, è una tessitura di lino. Quindi, mentre a Gallarate c'è già la fabbrica moderna di cotone, a Vergiate siamo ancora indietro con una fabbrica banale di tessitura di lino. Perché banale? Primitiva, perché il lino necessita di telai antiquati, di legno, telai a mano, e quindi anche la manodopera non deve essere specializzata, e quindi si può anche utilizzare manodopera sottopagata. Però è un opificio importante perché viene gestito da tale Giovanni Bassetti, che poi si sposterà a Gallarate, dove fonderà un'importante industria cotoniera, una delle più importanti, che darà lavoro a migliaia e migliaia di persone. E anche la ferrovia arriva a Vergiate e non dà quel benessere economico che si può prospettare. La ferrovia ha un influsso molto importante sul nostro territorio, l'Alto Milanese, perché la ferrovia avrebbe portato il carbone. Il carbone cosa serviva? Se prima le nostre fabbriche stavano lungo il fiume Olona e le filature di cotone funzionano grazie proprio alla forza idraulica del fiume Olona, ecco che adesso arriva il carbone con la ferrovia e le nostre fabbriche installano delle caldaie per creare le tessiture a mano. E cosa succede? Che il nostro territorio, il Gallaratese, è una selva di ciminiere e diventa la capitale italiana dell'industria tessile e cotoniera, ma non a Vergiate, ancora niente a Vergiate. E qua lo capiamo da quest'altra tabella, interessante perché mostra le entrate della stazione ferroviaria di Vergiate tra il 1887 e il 1891. Quindi, mentre nel Vergiate incassava 8.000 lire in un anno, Sesto Calenda ne incassava 90.000, Gallarate ne incassava più di 250.000 e Legnano 200.000. Quindi anche la ferrovia non ha avuto quel benefico e flusso economico su Vergiate. Chi invece contribuirà a dare un influsso importante a Vergiate sarà la corrente elettrica, l'energia elettrica. Nell'anno 1900, proprio nell'anno 1900, a Vizzola Ticino verrà inaugurata l'allora più grande centrale idroelettrica d'Europa. Arriva la corrente elettrica, arriva anche a Vergiate, i nostri imprenditori possono beneficiare da una nuova e più potente fonte di energia. E non a caso, e dico non a caso, il 28 marzo del 1900 viene fondata a Vergiate la tessitura elettrica, tessitura meccanica di Eraldo Krum, quella che voi conoscete come la tessitura olcese, proprio perché questo Krum beneficia di che cosa? Di tanta manodopera a basso costo e come fonte di energia a Vergiate è arrivata la corrente elettrica. In questa seconda foto vediamo, era un gruppo di persone fra cui Eraldo Krum, perché Eraldo Krum fonderà anche le terme di Bognanco. Stiamo parlando di una persona importante, quella di Eraldo Krum. Suo nonno è stato uno dei primi cotonieri di Legnano. Il Krum come nome è importante quanto i ponti, i borghi e i cantoni. E questa ditta nel 1902 aveva già 182 persone, qua vediamo un'altra foto di panorama della ditta vista da lontana con la torretta della distribuzione di energia elettrica, torretta che poi verrà ceduta alla ditta Magnetti che produceva filati di cotone con la forza elettrica e poi cedeva al Krum. Nel 1911 questa ditta
aveva 432 operai, ma nel frattempo era stata rilevata dalla manifattura e stamperia lombarda. Nel 1927 si fuse col cotonificio Turati e già ad Argiate impiegava ben 827 operai. Ma nel 1128 c'è la fusione più importante, quella con la tessitura olcese. Infatti, oggi quella tessitura, quel grande fabbricato, rimane nella memoria come la tessitura olcese. Ma un altro nome importante legato all'economia di Vergiate è quello dell'ingegner Cesare Brebbia, che lo vediamo in questa foto. Perché è importante? Perché è un ingegnere elettrico. A lui venne affidata tutta la costruzione della linea elettrica da Bizzola Ticino fino a Vergiate, Besozzo, Laveno. In poche parole, fu lui a portare l'energia elettrica a Vergiate. Venne eletto sindaco di Vergiate nel 1906, ma soprattutto fondò a Vergiate la municipalizzata per la distribuzione dell'energia elettrica a Vergiate. Fu uno dei primi esempi di municipalizzate d'Italia, una cosa incredibile. Quindi, scusatemi se ho fatto una lunga premessa di storia economica di questo territorio, perché l'ho dovuta fare per arrivare a questa importante tabella, essenziale per capire la storia del polverificio. È la tabella dell'emigrazione all'estero nel nostro territorio. Perché è importante? Perché nell'Ottocento, negli anni 80 dell'Ottocento, l'Italia viene colpita da una grave crisi economica, una crisi agraria. Crollano i prezzi dei cereali, non conviene più coltivare la terra. E menti e braccia fuggono dalle campagne per andare a lavorare in altre parti, dove? Nelle industrie. Diventano operai. Il problema è che a Vergiate le industrie non c'erano. Anche la manifattura lombarda, sì, ma non era abbastanza per colmare quel grande vuoto delle persone che scappavano dalle campagne. Quindi dove va la gente di Vergiate che scappa dalle campagne? Purtroppo emigra. E questa tabella lo vediamo bene perché tra il 1902 e il 1905 ben 600 persone a Vergiate emigreranno. È un dato che paragonato con gli altri paesi del distretto è un dato veramente impressionante. Una piaga, una terribile piaga, quella dell'immigrazione. Pensate anche ai genitori che vedono scappare via, fuggire via per sempre i propri figli. E per quello che volevo fare questa premessa, per arrivare a questo punto, per dire che a Vergiate ci fu una grande e forte emigrazione di persone dovuta alla disoccupazione, dovuta alla povertà. Ma da lì a pochi anni sarebbe arrivato qualcosa di molto importante per il nostro territorio, la rivoluzione industriale. Con la prima guerra mondiale, soprattutto col biennio 1917-1918. L'Italia perde a Caporetto, si ritira sul Piave, tutte le forze sane e produttive del paese si uniscono, perché per quella guerra dovevano vincerla, per forza. E sono gli anni in cui si diffondono migliaia e migliaia di aziende, di fabbriche che producevano proiettili, munizioni, armamenti, veicoli per l'esercito, ma soprattutto per quanto riguarda la nostra zona, di abbigliamento. Come non ricordare il lanificio di Somma che produceva le coperte di lana per l'esercito, il maino di Somma che produceva la biancheria, ma la stessa manifattura lombarda di Vergiate che produceva tessuti di cotone per le altre fabbriche che producevano per l'esercito. Quindi erano tutte fabbriche ausiliarie del Ministero della Guerra, così si chiamavano. Ma una rivoluzione industriale che pagheremo a caro prezzo, perché sui campi di battaglia moriranno 650.000 giovani e l'Italia uscirà completamente distrutta e rovinata da questa guerra. E per spiegare ancora di più questo avvento e questa guerra, volevo parlare di una cosa anche personale, mia, familiare. Questa è la foto del mio bisnonno, Maggiore Giovanni, che proprio nel 1918, durante la guerra, lavorava alle officine elettromeccaniche Rossi, quindi il polverificio. Era addetto proprio al caricamento delle bombe. Non era presente quando scoppiò il polverificio, però mia nonna mi raccontava che si ammalò gravemente perché, essendo sempre a contatto con le polveri delle bombe, quindi i prodotti chimici, gli venne una gravissima malattia alla pelle. Bene, mio bisnonno, insieme anche suo fratello, che poi sposò una Baladini di Sesona, a inizio secolo, come tanti vergiatesi, erano emigrati all'estero, in Francia. E con lo scoppio della guerra, nel 1914, furono tutti rispediti a casa. Cioè, tutti gli operai italiani che stavano in Francia, in Germania,
furono rimandati a casa in malo modo. Perché? Perché questi paesi volevano costringere l'Italia a entrare in guerra. Quindi mia nonna mi raccontò che loro, con i loro genitori, furono caricati su carri bestiani e rispediti in malo modo in Italia, insultati. E non passarono dalla Svizzera, addirittura passarono da Marsiglia a Genova, quindi fu un viaggio terrificante e ritornarono al paese dopo settimane e settimane. E quindi capite che le piazze si riversarono di questi migliaia e migliaia di operai disoccupati e rimpatriati. In più, sempre Francia, Austria e Germania, smisero di mandarci in Italia le materie prime che servivano alle nostre aziende. Il fine anno 14 fu terribile. In tutto il Gallaratese chiudevano tutte le fabbriche perché non avevano più materie prime, soprattutto il carbone. Capite che le piazze si riempirono, oltre a tutti quegli operai rimpatriati, anche di migliaia e migliaia di disoccupati, a cui si aggiungevano migliaia e migliaia di giovani infervorati, interventisti che volevano la guerra, prima contro la Francia, poi contro l'Austria, perché come diceva D'Annunzio, la guerra era rigeneratrice dei popoli. Capite che la guerra scoppierà veramente, sarà veramente una tragedia per l'Italia. L'ho voluto raccontare più che altro per farvi capire in che ambito siamo. Quindi fu molto facile per il dottor Rossi impiantare una fabbrica di proiettili in quell'anno, il 1916, a Vergiate. Perché Vergiate? Perché Vergiate era uno dei paesi più poveri, uno dei paesi che aveva subito di più l'emigrazione all'estero. Quindi fu facile per questo Rossi e anche per l'amministrazione comunale convincere i cittadini a installare una fabbrica così pericolosa a Vergiate. E addirittura il Rossi convinse la giunta comunale, il sindaco, a convincere i proprietari terrieri a cedere questi terreni doveva sorgere il polverificio quasi gratis, a un prezzo irrisorio, perché si rifiutavano a venderlo al loro prezzo che volevano loro. Perché? Perché hanno detto, allora dissero che si sarebbe creata una sottoscrizione pubblica al termine della guerra che avrebbe rimborsato questi proprietari terrieri che cedevano il loro pezzo di terreno a Rossi a un prezzo quasi irrisorio. Finita la guerra però ci fu una grave crisi economica e ovviamente questa sottoscrizione non si fece niente. Il comune scrisse a Rossi dicendo: guarda che noi comunque a Vergiate ti abbiamo ceduto i terreni quasi gratuitamente, se per cortesia, visto che tu hai avuto degli extra profitti dalla guerra, se per cortesia puoi venire incontro a questa povera gente che ti ha quasi regalato i terreni. Bene, Rossi non ebbe neanche la dignità di rispondere a questa lettera. Capite che in una situazione come questa, dove che per la patria bisognava creare industrie per la guerra, dove in paesi come Vergiate, dove c'era una forte disoccupazione e povertà e quindi c'era bisogno di lavoro, fu facile installare una fabbrica così pericolosa e convincere le persone. Finisce la guerra, 1918 finisce la guerra, il polverificio Rossi si trasforma, non produce più proiettili, caricamento di proiettili per l'industria. Cosa fa? Li ritira tutto, le bombarde, le bombe inesplose che vengono trasportate tramite la ferrovia a Vergiate, per poi essere smontate, recuperato l'esplosivo e prodotti chimici reimpiegati ancora nell'industria per i concimi dell'agricoltura. Quindi capite che continuano anche allora gli sfruttamenti delle persone e soprattutto una tipologia di lavoro poco sicuro. Il direttore infatti licenziava gli operai che si lamentavano e riassumeva solo i suoi fedeli. Istituì il cottimo, un falso cottimo, con giornate di lavoro da 14 ore, facendole passare come lavori regionali, invece erano cottimo. Quindi capite che lavoro intensivo, lavoratori meno esperti, perché si licenziavano quelli più esperti, e lavoratori sottopagati, in casi come questi cosa succedono? Succedono infortuni. Il problema è che in una polveriera gli infortuni non devono succedere perché il risultato è lo scoppio. Infatti è quello che successe. Il primo scoppio avvenne il 13 gennaio del 1920, quando una caldaia va a fuoco, scoppia e muore un ragazzo di soli 16 anni. Ma lo scoppio più importante è quello appunto di un secolo fa, del 26 novembre, quando alle ore 12:45 scoppia il polverificio.
dove proprio la cartina qua rappresentata che ha fatto l'Elso Varalli, che ha riprodotto come era distribuito il polverificio, scoppia il deposito paraffina e acido pirico. Questo scoppia alle ore 12:45, poi un secondo scoppio sempre nello stesso deposito alle 13:05. Cosa succede? Che volano bombe ovunque, ma soprattutto volano bombe nella vicina Brughiera, che come sapete la Brughiera è facilmente incendiabile, quindi si sviluppa un forte incendio che purtroppo raggiunge il deposito di bombe all'aperto, quello lungo la ferrovia. E alle ore 13:40 vi è il terzo e più potente e letale esplosione. Ci fu una densa colonna di fumo, vediamo anche nella foto il cratere prodotto dalla terza esplosione, vi fu una densa colonna di fumo di proporzioni gigantesche. Poi una pioggia di legname, schegge di bombe, proiettili inesplosi in un raggio di ben 2 km. Ci furono vetri rotti, ma soprattutto i tetti scoperchiati dalle tegole. Cioè la violenta esplosione scoperchiò dalle tegole centinaia e centinaia di case. Capite che eravamo come oggi a fine novembre e c'era in prossimità l'inverno. Quindi queste abitazioni disagiate non potevano rimanere senza un tetto, andava coperto il prima possibile. Le case furono diverse case lesionate, ci furono centinaia e centinaia di feriti da vetri rotti e calcinacci sparsi in giro. I vergiatesi abbandonarono il paese dalla paura, dallo scoppio, si recarono in campagna, chi nei paesi vicino. Intanto l'incendio in Brughiera divampava sempre di più, quindi c'era ancora pericolo che scoppiasse ancora altre esplosioni. Infatti, oltre alla terza esplosione alle 13:40, ci furono altre tre esplosioni alle 22:45, alle 23:15 e alle 2 di notte. Dalla terza esplosione addirittura le persone vennero buttate a terra nel raggio di 2 km dal vuoto d'aria che si creò, dal spostamento d'aria che si creò da questa esplosione. Addirittura l'automezzo dei pompieri di Gallarate, che stava sopraggiungendo a Gallarate proprio al Ponte del Diavolo, fu sorpreso da questa esplosione, da questo spostamento d'aria, tant'è che l'automezzo dei pompieri cadde nella scarpata e ci furono tre feriti e un morto fra i pompieri. Pioveva poi quella sera lì, pioveva una pioggia fine, sai, quelle umide e tutto, molti non volevano abbandonare le case per paura di saccheggi. E qua vediamo anche una foto dove le persone si riunivano e venivano anche distribuiti dei pasti. Chi si adoperò tanto per aiutare la popolazione fu il sindaco di allora, il sindaco socialista Fermo Mattaini e il suo assessore Beglia, che per tutta la notte girarono il paese per sorvegliare case e negozi contro i saccheggi. Poi ci fu tanti aiuti da parte degli ufficiali del 91esimo Fanteria, che erano lì di stanza alla polveriera, che poi erano loro che concentrarono, organizzarono i soccorsi, concentrando i feriti in piazza insieme poi alla Croce Verde che era sopraggiunta da Varese. Ci furono danneggiati la Casa del Popolo, il Municipio, la Chiesa Parrocchiale, ma i più grandi, gravi danni, appunto, come detto prima, erano le centinaia e centinaia di tetti scoperchiati. Sesona, come vediamo anche in questa foto, era la più danneggiata, era la più vicina poi allo scoppio, solo di un chilometro di distanza. In più una bombarda inesplosa era caduta proprio nella strada d'accesso al paese, rendendo impossibile, impraticabile la strada, quindi per portare i soccorsi. Addirittura un proiettile cadde nella chiesa parrocchiale di Sesona, distruggendo il coro, rompendo il tetto e si conficcò nel pavimento della chiesa. Per fortuna tra virgolette, al momento dello scoppio in polveriera erano presenti solo 140 operai, perché di solito ve ne erano 500. È giusto quindi anche ricordare quelli che sono stati i morti di questo scoppio, i 20 morti, quindi preferisco, ci terrei a elencarli a uno a uno: Chiaravalle Luigi di Casorate Sempioni, anni 14, Mocciardini Francesco, Sesona, anni 28, Porrini Luigi, Montonati Enrico, Sesona, anni 35, Semini Pietro, Sesona, anni 18,
Pozzi Vincenzo, anni 47, Mazziolini Luigia Sesona, anni 68, Lodi Angelo Vergiate, anni 57, Castano Massimo Vergiate, anni 61, Moroni Mario Vergiate, anni 18, Braghini Pasquale Sesona, anni 49, Casali Federico Somma Lombardo, Marini Giovanni Gallarate, anni 39, Pulcelli Luigi Gallarate, uno sconosciuto. Tre militari del 60° Fanteria, un carabinieri di guardia al polverificio e un viandante che passava su Sempione quando ci fu lo scoppio, cadde il viadotto dell'elettricità e fu fulminato all'istante. Furono requisiti il pane, per dare appunto da mangiare a tutta la popolazione di Vergiate, che nel frattempo si era scappata e aveva trovato rifugio anche nei paesi vicini come Gallarate, Golasecca, Sesto, insomma. I soccorsi erano curati sempre dal sindaco operoso Mattaini insieme al sindaco di Golasecca, l'avvocato Puricelli, e poi anche dai pompieri, dai carabinieri, dall'esercito che nel frattempo erano intervenuti a Vergiate. Furono requisite le fornaci di Mercallo di Vergiate. Fu una delle prime ordinanze. Servivano tegole per coprire i tetti prima possibile. Quindi furono requisite tutte le tegole delle fornaci della zona Mercallo e Sesto Calende. In più l'amministrazione militare fornì temporaneamente teloni impermeabili proprio per coprire i tetti. Il 27 novembre, il giorno successivo, ben 1.000 persone si recarono da Vergiate a Gallarate per protestare sotto la sottoprefettura, guidati dal sindaco Mattaini e dall'onorevole di Gallarate Francesco Buffoni, socialista. Il sottoprefetto li ricevette, però sentì le loro ragioni, ma non poté nient'altro che organizzare per il giorno successivo una visita con la delegazione rappresentata dall'onorevole e dal sindaco di Vergiate presso il prefetto di Milano, che ascoltò le preoccupazioni e le ragioni di questo scoppio. Si decise di istituire una commissione che doveva indagare sulle cause dello scoppio per poi provvedere a eventuali rimborsi. Una inchiesta, una commissione che sarà prefettizia, ma a cui aggiunse altre tre commissioni, una commissione comunale, una commissione del Tribunale di Busto e una commissione del Ministero della Guerra, ben quattro commissioni. Bene, di tutte queste quattro commissioni sono spariti tutti i documenti, però ne parleremo dopo. Quello che però è rimasto negli archivi sono le citazioni dell'inchiesta della commissione comunale del sindaco Mattaini. Infatti Elso Varaldi ha trovato alcune citazioni di questa commissione, dove si fa esplicito riferimento che a Vergiate furono danneggiati 1.030 fabbricati per danni per 4 milioni di lire, vuol dire circa 5 milioni di euro attuali, mezzo milione di lire di mobilia, in più i danni alle fabbriche, soprattutto la ditta Maino di Somma Lombardo, che vide danneggiati e rotti i 1.800 lastroni di vetro delle finestre. Ma nel rompersi questi lastroni capite che ci furono vetri sparsi ovunque, soprattutto nei macchinari che furono danneggiati, la produzione fu fermata per diverso tempo. Ma il più grande danno venne fatto alla principale industria di Vergiate, la manifattura Stamperia Lombarda, che accusò un danno di 1 milione di lire, quindi più di 1 milione di euro attuali, perché si ruppero anche lì tutte le vetrate che andarono a finire nelle matasse delle scorte di cotone, quindi migliaia di lire, centinaia di migliaia di lire di cotone che vennero tutte buttate via perché si erano riempite di pezzi di vetro, quindi diventarono inutilizzabili. Ma anche i paesi vicini furono danneggiati. Sesto Calende accusò danni per 163.000 lire, Mezzana 150.000, Mercallo 30.000, Golasecche 82.000. Ma nel frattempo arrivarono anche le sottoscrizioni pubbliche. Vari comuni, vari circoli operai, cooperative socialiste riuscirono a raccogliere 376.000 lire che consegnarono al sindaco del comune di Vergiate, Mattaini. Però per raccontare bene la storia dello scoppio del polverificio, volevo leggervi un lungo documento, infatti bevo un pochettino prima perché ce n'è bisogno. Però è un documento molto importante perché dello scoppio del polverificio se ne è parlato in Parlamento a Montecitorio, perché lo scoppio del polverificio
di Vergiate è finito in Parlamento. Quindi ho recuperato proprio la giornata del 1921, 9 febbraio del 1921, quando all'ordine del giorno della Camera c'era proprio lo scoppio del polverificio. Ve lo leggo alcuni interventi di alcuni parlamentari perché sono veramente importanti, come l'intervento dell'onorevole Cavazzoni. Nell'officina Rossi, così afferma la Commissione, sembra che non si adoperasse la dovuta sorveglianza, atta a scongiurare ogni eventuale pericolo di esplosione. In detta officina, mentre il regolamento proibiva di fumare, si fumava liberamente e fumavano anche i capi e lo stesso direttore, mentre un apposito cartello proibiva di cacciare nelle vicinanze dell'officina. Nell'interno si teneva un allevamento di conigli, che venivano cacciati da impiegati della ditta e da estranei, i quali venivano apposti in automobili. Testimoni dicono che qui veniva a cacciare nel recinto dell'officina anche un delegato di un paese vicino. Si usavano mazze di ferro per battere le bombarde, onde scrostrarne la polvere all'interno. E queste mazze venivano fatte nascondere all'annuncio di qualche ispezione, essendo il loro uso proibito. Mentre nei primi tempi si trasportavano i proiettili su materassi per evitare scosse, da qualche tempo si trasportavano con vagonetti che venivano ribaltati per lo scarico. Quando venivano fatti esplodere i proiettili, le schegge passavano sopra l'officina e alcune cadevano su di essa. Alcune volte vennero raccolte schegge dagli stessi operai, i quali, protestando, le consegnavano ai capi. Ora si dirà, quale di queste cause ha prodotto il disastro? Naturalmente non possiamo scegliere tra queste, ma si deve convenire che, data questa rilassatezza del servizio interno dello stabilimento, una colpa e responsabilità si può, secondo me, enunciare e lo Stato non può esimersi da ricercarla, perché una parte ricade, secondo me, sopra di esso. Si trattava infatti di difendere la vita di molti cittadini che abitavano vicino allo stabilimento, perciò lo Stato aveva l'obbligo di accertarsi che tutte le norme circa lo scaricamento dei proiettili e il funzionamento dell'officina fossero scrupolosamente osservate. Volevo anche leggervi, ancora molto più caldo, l'intervento dell'onorevole Campi, socialista di Gallarate. È un po' lungo, ma non dico che sintetizza, ma comunque evidenzia bene quella che è la storia dello scoppio del polverificio. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. La conclusione a cui è giunta la commissione d'inchiesta, che mi pare sia stata nominata dal prefetto di Milano e non dal Ministero della Guerra, è che lo scoppio sia avvenuto, è un'ipotesi che essa fa, a causa di un drone che avrebbe fatto esplodere una spoletta. Questa, come ipotesi, può essere accettata, ma si deve tener conto del modo con cui veniva eseguita la lavorazione dello stabilimento di Vergiate. Io non ripeterò quanto ha detto il collega Cavazzoni, ma sento il dovere di affermare che nello stabilimento di Vergiate non venivano osservate tutte le norme, tutte le precauzioni prescritte in materia. A Vergiate il lavoro di scarico dei proiettili veniva eseguito a cottimo e siccome il cottimo era proibito, il direttore usava il sistema di computare per ogni operaio un numero di ore straordinarie in ragione di quanto, lavorando bestialmente a cottimo, l'operaio aveva guadagnato per far figurare che lavorava a giornata. Dico bestialmente perché lo scarico dei proiettili veniva fatto adoperando mazze di ferro e ciò per imposizione del direttore, il quale chiamava Lazzaroni, e con altri epiteti tutti coloro che della mazza di ferro non ne volevano sapere. Nessuna precauzione era usata. Le capsule tolte dai proiettili nella fretta della lavorazione venivano gettate sul pavimento e gli operai vi camminavano sopra. Pochi giorni prima dell'esplosione a un soldato dello scoppio di una di queste capsule vennero asportate due dita di una mano. Nello stabilimento non erano ammessi gli operai che non fossero ciechi o obbedienti al volere del direttore. Chi osava muovere un'osservazione o reclamare un diritto veniva messo immediatamente alla porta. In tal modo il direttore poteva avere la docile maestranza e imporre ad essa un sistema di lavorazione che, se soddisfaceva la sua brama di superproduzione, di guadagno e di comando assoluto, doveva inevitabilmente provocare il terribile scoppio del polverificio con tutte le sue enormi conseguenze. E vengo alle responsabilità. Lo stabilimento fu costruito all'inizio del 1916 per la fabbricazione di esplosivi di guerra interessanti alla difesa nazionale. Dato questo pressante scopo, le autorità governative permisero l'erezione dell'opificio a troppo breve distanza dalla ferrovia Gallarate-Domodossola, da una strada di grande comunicazione, il Sempione, da una stazione ferroviaria e da due paesi, Vergiate, meno di 2 km, e Sesona, 1 km. Permisero inoltre che lo stabilimento venisse costruito con baracche di legno. Mentre un ex capitano del genio militare ferroviario, l'ingegner Pulicelli di Gallarate, vittima anch'essa del disastro di Vergiate,
mi assicurava che le baracche dovevano essere costruite in cemento armato con coperture di lamiera liscia, onde evitarne la propagazione degli incendi. Per la cosiddetta ragione di difesa nazionale si stracciarono tutte le leggi riguardanti la costruzione degli stabilimenti per la fabbricazione di esplosivi. Si passò sopra a tutte le misure precauzionali suggerite in materia. È evidente quindi la responsabilità del governo, tanto più che lo stesso governo e le sue dipendenti autorità non vollero mai fermare la loro attenzione su alcuni rapporti che, mi si dice, siano stati fatti dal delegato di pubblica sicurezza di Somma Lombardo e nei quali veniva denunciato il persistente pericolo di uno scoppio, dato che scintille scandescenti eruttate dalle locomotive dei treni di passaggio avevano più volte provocato degli incendi nella vicina brughiera. Ma la responsabilità del governo è evidente, anche perché dopo che era venuta a mancare la ragione della difesa nazionale, perché la guerra era ultimata da 2 anni, permise che in questo stabilimento così vicino all'abitato si continuassero ad accumulare materiale esplosivo e quantità enorme di materiale infiammabile. Era tanto il cumulo di questo materiale ed era così persistente in quei giorni l'arrivo continuo di altro materiale che da una quindicina di giorni in quella povera popolazione si era fatta la convinzione che da un giorno all'altro sarebbe saltata in aria. Responsabilità da parte del governo vedo ancora nel fatto che le autorità, le quali dovevano vigilare sull'andamento dello stabilimento, sul sistema di lavorazione, chiusero continuamente gli occhi e nulla vollero vedere. Non vide e non volle vedere la commissione d'artiglieria e nelle sue periodiche visite che durante la sua permanenza nello stabilimento gli operai venivano prudentemente lasciati a casa per tema che qualcuno venisse interrogato e svelasse alla stessa commissione i sistemi di lavorazione. Ora, di fronte a tale responsabilità governativa, lo Stato ha il dovere di risarcire i danni enormi causati a quelle laboriose popolazioni. Danni che non si limitano al crollo di alcune case, alle scoppiature dei tetti, al crollo dei tavolati e dei soffitti, alla rottura dei serramenti, degli usci e di quasi tutte le altre. No, vi sono altri danni, vi sono le vittime che cadono nel disastro, lasciando nel lutto i vecchi genitori, vedove ed orfani. Vi sono danni dei mobili e delle suppellettili di ogni famiglia, che in grandissima parte sono stati distrutti. E infine la disoccupazione della maestranza di parecchi stabilimenti, in primissima fila quella della manifattura lombarda di Vergiate, che a causa dei danni enormi subiti non poté ancora riprendere la lavorazione. E voi dovete provvedere, urgentemente provvedere, diversamente non voglio fare minacce, non sono uso a farne. Se però la popolazione di Vergiate è composta nella sua maggioranza di operai che dovettero emigrare per trovare pane per sé e per la propria famiglia e che col lavoro, col sudato risparmio poterono costruirsi una casa. Questa casa, per una conseguenza della vostra guerra, è stata distrutta. So che essi non si cambieranno se non il giorno in cui avrete pensato a renderli intatta come prima. E questo non avvenne. Perché lo Stato riconobbe al comune di Vergiate la misera somma di 200.000 lire contro i 4 milioni di danni dichiarati nella perizia comunale. Solo 200.000 ricevette il comune di Vergiate e li ricevette il 28 settembre 1922. Erano passati 671 giorni dallo scoppio, una cosa incredibile. Non solo, poi le beffe. Perché i vigili del fuoco chiesero all'istituzione, al comune di Vergiate, del materiale prestato. Le ferrovie chiesero al sindaco il costo del noleggio dei teloni impermeabili. L'ospedale maggiore di Milano chiese l'istituzione delle tende da campo. Il comune dovette pagare subito, di tasca sua, ai vigili del fuoco della Rate, che con i 19 automezzi fecero avanti e indietro percorrendo 1.300 km, chiedendo 23.000 lire di spese che il comune dovette tirarsi subito fuori. In più il governo bloccò il sussidio governativo per la disoccupazione, quindi i disoccupati di Vergiate si trovavano senza soldi. Per fortuna, il sindaco aveva raccolto fra i vari comuni e le varie cooperative socialiste operaie 376.000 lire e le impiegò proprio per pagare i sussidi di disoccupazione quando il governo non era più in grado di pagare i propri. E cosa succede? In più, un'altra beffa, nel 1922, come voi ben sapete, ottobre, marcia su Roma, arriva il fascismo e la giunta di socialista di Mattaini di Vergiate viene cacciata via in malo modo. I fascisti prendono il potere a Vergiate come in tutta Italia
E cosa fanno i fascisti a Vergiate? La prima cosa, istituiscono una commissione, sempre sullo scoppio a polveriera, ma non per accertare altre cause dello scoppio, no, una commissione contro la giunta precedente, per accertare se ci sono state le somme indebitamente percepite da qualcuno, le somme di quei 376.000 lire che aveva raccolto il Mattarini, e poi soprattutto da circoli socialisti, perché i fascisti sostenevano che quei soldi non dovevano servire per dare alla popolazione di Vergiate per ricostruire le case, mentre il sindaco Mattarini li aveva utilizzati per pagare i sussidi alla disoccupazione. Tant'è che problema, tant'è che poi questa commissione finì nel nulla, si finì solo una semplice deplorazione dell'operato della giunta precedente. E arrivano le sentenze. Nel 1926, giugno 1926, la sentenza di primo grado. C'è la condanna del Ministero della Guerra della ditta Rossi, però sapete che poi ci sono altri gradi di giudizio. Nel 1930 arriva l'appello. Appello, tutti assolti. Il Ministero della Guerra, l'autorità giudiziaria, sosteneva che non poteva censurare l'amministrazione militare, quindi il Ministero della Guerra, per aver inviato materiale bellico a Vergiate e che rientrava nei poteri, questo rientrava quindi nei poteri discrezionali del Ministero della Guerra. La pubblica amministrazione, quindi il Ministero della Guerra, non poteva essere giudizialmente censurata per imprudenza o negligenza dei suoi funzionari, né era indirettamente responsabile per colpe della ditta Rossi, alla quale aveva affidato il lavoro di scaricchiamento delle bombe. A sua volta la ditta Rossi non poteva non vantare i poteri discrezionali di controllo dell'amministrazione militare. Quindi la ditta Rossi non era responsabile perché i controlli, i poteri di controllo spettavano al Ministero della Guerra. Il Ministero della Guerra non poteva essere condannato perché lo Stato non pagava mai allora per quei danni, soprattutto per eventi come quelli che era comunque riconducibile in eventi di guerra. Infatti durante la discussione al Parlamento si sosteneva che lo Stato non poteva pagare perché avrebbero creato un primo causo e quindi ci sarebbero potute essere altre conseguenze. È finita nella beffa e nessuno prende più un soldo, no, i danneggiati cercano un'altra via, una via extragiudiziale per evitare un ulteriore ricorso, ma la ditta Rossi si trova l'accordo di una forma extragiudiziale di rimborso. La ditta Rossi pagherà il 10% di tutti i danni, non si sa di quanti danni, se di 4 milioni o qualcosa di meno, però arrivano a questo, diciamo, accordo extragiudiziale. Fatto male perché non prevedono le spese legali, tant'è che dopo che viene fatto, firmato questo accordo extragiudiziale, l'ulteriore ultima beffa, pesantissima. A coloro che erano andati in appello, avevano perso, quindi danneggiati versati, arriva una missiva dello Stato, dall'Avvocatura dello Stato, in cui gli viene chiesto il rimborso delle spese legali. I vergiatesi avevano perso in appello contro lo Stato e dovevano pagare le spese legali dello Stato. Per lire 51.000 euro, 51.000 lire, la cifra che poi verrà ridotta a 18.000. Non si sa come è andata a finire questa storia, se poi hanno pagato o meno, però penso che tutti avevano voglia di dimenticare una tragedia, una beffa del genere. La vita nel frattempo a Vergiate proseguiva, ovviamente l'economia si sviluppava meglio rispetto a quanto era prima. Questa è una tabella di censimento del 1927 dove si vede che adesso gli operai a Vergiate sono 1037 con 97 opifici, soprattutto tessili, ci sono 8 ditte tessili che danno lavoro a 827 persone. Questo censimento commerciale, ci sono 89 ditte commerciali a Vergiate con 129 impiegati. E questo è lo sviluppo dei residenti demografico. Vergiate passa da 4.400 abitanti del 1901 a 4.112 del 1936. È la forte immigrazione di inizio secolo che comunque dopo le nuove ditte non si hanno saputo compensare. La storia comunque continua perché quei terreni del polverificio ora in liquidazione interessano a una nuova industria da guerra, la SIAE Marchetti di Sesto Calende, che acquista i terreni della ditta Rossi in liquidazione, ma quei terreni non bastano, bisogna comprarne di più vicini. Quindi fa delle offerte ai proprietari vicini di questi terreni che non accettano perché vogliono un prezzo maggiore. Risultato che nel 1939 la guerra è vicina e il Ministero della Guerra espropria questi terreni vergiatesi, ma su questo terreno poi sorgerà la nostra attuale più grande industria, l'attuale Leonardo, l'industria aeronautica. Ho concluso, nel concludere volevo così riconoscere
ricordare un morto di Vergiate, un morto non del polverificio, no, un morto della prima guerra mondiale. Perché? Perché per me i morti del polverificio, i 20 morti del polverificio, fanno parte dei morti della prima guerra mondiale. Quindi nel concludere volevo ricordare una figura di questo giovane vergiatese, Tamburini Mario. Tamburini Mario era nato il 25 marzo del 1899, era morto a 19 anni, sul Monte Grappa, il 30 ottobre del 1918. Mancavano 5 giorni a quella fine di quella maledettissima guerra. 5 maledettissimi giorni mancavano. E Mario era venuto al mondo solo 19 anni prima, in una casa di povera gente a Vergiate. Era il 1899 quando Mario nacque. Era l'ultimo anno dell'Ottocento. Il Novecento si stava già affacciando con le sue atrocità. Atrocità che causarono a Vergiate la morte di 77 persone nella prima guerra mondiale, a cui vanno aggiunte quindi 20 morti del polverificio di Vergiate e la distruzione del paese, a cui vanno aggiunti altri 35 morti nella seconda guerra mondiale. Ma tra il 1914 e il 1918 furono 17 milioni di giovani morti in tutta Europa. Giovani europei che morirono per volere di governi autoritari, di monarchie non costituzionali, di nazionalismi appoggiati da piazze urlanti che, nonostante fossero minoritari, riuscirono a portare l'Europa all'autodistruzione, a quell'inutile strage, come la definì Benedetto XVI, un'inutile strage che può essere così definita anche lo scoppio del polverificio di Vergiate. Grazie a tutti per l'attenzione e un cordiale saluto.